Ciao ragazzi, come va? Oggi mi è venuta voglia di fare un video diverso dal solito. Un video proprio diverso dal solito, sì. Vivo in camper da ormai 13 mesi abbondanti e posso dire che assomiglia lontanamente a una decrescita personale. Nono camper che supera. È un evento, quindi lo devo filmare per forza. Tornare indietro per andare avanti. Mi sono reso conto che con questo tipo di vita ti liberi di tante paure, di tante cose, cominci a non sopportare più certi comportamenti di persone, istituzioni che comunque ti mettono nella condizione di credere che tutto quello che fai è voluto da qualcuno. Tutto quello che fai è architettato a puntino, proprio per tenerti legato a certe cose che, se vogliamo, sono consumismo, ma può essere standard o comunque conformarsi agli altri, può essere. Io mangio all'ora che voglio. Non guardo più la TV, non ascolto più la radio. Ci sono momenti in cui dico, cavolo, però, i lati positivi di questa vita, la vita da full timer, sono proprio legati a questo tipo di libertà. Tu puoi fare il tuo lavoro, in questo caso lo youtuber, quando ne hai voglia. Puoi anche iniziare a mezzanotte e finire alle 4 di mattina, poi dormi, nessuno ti fa timbrare il cartellino, né ti dice l'ora in cui devi fare la pausa. È soltanto la tua mente, è soltanto il tuo desiderio, sono soltanto i tuoi bisogni, che magari possono essere fisiologici, come mangiare, come andare in bagno, come lavarti, cose di questo tipo. Sei di nuovo padrone del tuo tempo. Molte cose vivendo in camper non si pagano, come l'acqua. Tante volte la corrente, perché i comuni mettono a disposizione, nella nostra bellissima Italia, mettono a disposizione aree di sosta con la corrente gratis, l'acqua gratis, la fogna gratis, la sosta gratis, talvolta anche Wi-Fi gratis. però vabbè, non voglio andare oltre questo discorso, perché magari potrei trovare qualcuno che mi dice ma no, guarda che non è giusto, bibi e bibo. E comunque era una semplicissima riflessione per quello che riguarda la libertà e la vita in camper. Questo è quanto. Grosso bacio, un saluto a tutti quanti, alla prossima. Ciao.